parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. Riparti con noi, riparti con Occhio Pavese. La partecipazione dei cittadini alla politica della città è il punto cardine della visione di Moreno Baggini, responsabile della Caritas di Voghera, già assessore ai servizi sociali della giunta di centrodestra guidata da Carlo Barbieri ed oggi partner elettorale del candidato sindaco Pierezio Ghezzi. Crediamo in un bilancio sociale che coinvolga i cittadini e la comunità. L'unico strumento affinché le politiche sociali siano efficaci è la collaborazione tra pubblico e privato. Il progetto di Baggini coinvolgerebbe due fasce della popolazione, anziani e giovani, per le quali, sottolinea l'ex assessore, in questi anni non si è vista una politica loro dedicata. I progetti: aumentare l'assistenza domiciliare per gli anziani grazie allo staff dei servizi sociali, competente e preparato, considerare la terza età come una risorsa ed utilizzarla coinvolgendola in diverse iniziative come il volontariato civico, sfruttare l'enorme disponibilità immobiliare della città a favore dei soggetti più deboli e bisognosi. E ancora spazi per un'interazione sociale tra le famiglie, guidate dalla figura di un mediatore familiare, microcrediti per i giovani e i nuclei familiari bisognosi, fondi di solidarietà monitorati, perché, fa notare Baggini, è importante l'educazione su come vengono utilizzati i soldi che l'amministrazione destina alle famiglie. Politiche di integrazione soprattutto verso gli studenti, con luoghi e progetti dove le nuove generazioni possano sentirsi valorizzate e parte integrante della città. Ed infine il progetto della Banca del Tempo, una sorta di baratto innovativo che serve a scambiare il proprio tempo in forma di competenze, prestazioni, mestieri, hobby ed attività. Il candidato Ghezzi esprime soddisfazione per un progetto sulle politiche sociali molto ampio, a cui verrebbe destinato il budget più significativo. Presenti alla conferenza stampa che si è svolta questa mattina presso il centro del Movimento Cattolico di Piazza Duomo, anche Fabio Aquilini e Michele Grandi dell'Italia del Rispetto. Il leader del Movimento Civico ha sottolineato di come Baggini viva la sua professione a contatto con la spiritualità, che gli permette di capire l'importanza del contatto con la strada, cioè con l'essere umano. Il dottor Grandi, medico di medicina generale, ha tessuto le lodi di un programma che fornisce soluzioni alternative per risolvere i problemi che assillano le persone e che si ripercuotono sulla gestione quotidiana della vita.